la sua falsa partenza, a meno che non vada direttamente dietro. Vanno in partenza. Stanno andando direttamente in partenza. Sì, perfetto. E allora ci vediamo insieme questa seconda corsa. Linea a te per la cronaca. Seconda corsa a Capannelle, premio Edilmonica, ancora i puledri in pista, 7 dopo il ritiro del numero 6 Richard Jett. Prima fila per Killian Fromentro, Elfo Bread e Voilà Model, Edoardo Pielo, di Jack e Dellipan. Seconda fila per Enrico Caff. Partono con cautela Enrico Caff che poi sbaglia. E parte piuttosto tranquillo anche Ellie Pan, che ha rinunciato all'ala dall'esterno. Va a condurre Elfo Breed. Lancio però senza strappo, perché i primi 200 metri sono in 14.7. Si presenta Elodie Jack, ottiene il via libera da Elfo Breed. Terza posizione per Killian Fromentro. L'errore ora per Ellie Pan. Quarta posizione per Edoardo P. Seguito da Superstite e Voilà Model. Comanda Elodie Jack nei confronti di Elfo Bread. Terza posizione per Killian Fromentro e quarta per Edoardo P. Andatura piuttosto tranquilla, imposta da Enrico Bellet in salchi alla figlia di Ideale Luis, che giunge al paletto di metà gara in 1-2-6. Si viaggia dunque sul piede dell'1-18. Elfo Bread segue da vicino la battistrada, precedendo sempre Killian Fromentro, poi Edoardo P. Parziale ora in 15-2 per un primo giro da 1-17-9, con Elfo Bread che si affaccia su Elodie Jack. Cerca di avvicinarsi anche Killian Fromentro. Elfo Bread che va deciso all'attacco di Elodie Jack. Frazione in 14-8. Elodie Jack e Elfo Bread alle prese, più indietro Killian Fromentro. Ma il discorso per la vittoria sembra circoscritto ai primi due, con Elfo Bread che attacca Elodie Jack che si getta di galoppo. E allora via libera per Elfo Bread davanti a Killian Fromentro, più indietro Edoardo P. Posizioni molto nettamente delineate dopo l'uscita di scena di Elodie Jack con Elfo Bread, che conclude nettissimo vincitore davanti a Killian Fromentro e al terzo posto Edward OP. 2-1-4. L'arrivo ufficioso 2-4-4 sul mio cronometro, significa media di 1-17-7 per Elfo Bread. Mario Minopoli Junior, i colori del signor Pietro Granata per il figlio di Napoleon Bar, alla seconda uscita in carriera si è rifatto della corsa di esordio napoletano, poco fortunata oggi invece. Mentre lottava per la vittoria con Elodie Jack, l'avversaria si è gettata di galoppo, anche se Elfo Bread sembrava in grado probabilmente di poter prevalere sulla coetanea, e vince lasciando a netto intervallo Killian Fromentro numero 1 e poi Edoardo P numero 4. È tutto, linea allo studio.